tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Grave incidente in via del Domenichino a Fano, in fin di vita un uomo di 70 anni. Malore in riva al mare a Marotta, muore un pensionato milanese. Fermato rapinatore della farmacia Rinaldi e di un supermercato in via Tito Speri a Fano, l'uomo era pronto a colpire di nuovo. Dopo l'assalto degli ultra dell'Ancona interviene il sindaco Seri, responsabili paghino per il loro gesto. La pioggia rischia di rovinare il pomeriggio di Ferragosto, tanti turisti in vacanza a Fano e pochi fanesi che partiranno in questo fine settimana. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con un grave incidente accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16 in via del Domenichino a Fano. Una Ford Escort guidata da un uomo di 70 anni stava percorrendo via del Guercino quando è stata urtata con violenza da un Land Rover Freelander che stava sopraggiungendo da via del Domenichino, guidata da un uomo residente a Milano che viaggiava insieme alla figlia e al compagno della ragazza. In gravi condizioni l'anziano a bordo della Ford che nell'impatto ha urtato con violenza la testa contro il parabrezza. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da una prima ricostruzione pare che settantenne non abbia rispettato lo stop. I medici del 118, dopo un primo intervento, hanno deciso di trasportarlo al Torrette di Ancona in eliambulanza. Sul posto tre ambulanze del 118 che hanno trasportato invece gli altri feriti al pronto soccorso del Santa Croce. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco di Fano che hanno estratto il pensionato dall'abitacolo e la polizia stradale di Fano per i rilievi di legge. E ancora cronaca, perché grazie all'intuito di un poliziotto fuori servizio è stato fermato il rapinatore della farmacia Rinaldi e del CRAI di via Tito Speri a Fano. L'uomo stava tentando di bissare il colpo nella stessa farmacia. Sentite. Pasquale Montanaro, 40 anni, originario di Foggia ma residente a Rimini, è stato fermato in flagranza mentre stava per rapinare la farmacia Rinaldi in via Negusanti a Fano. Durante l'interrogatorio ha confessato di essere l'autore di una precedente rapina commessa il 26 giugno scorso, sempre nella stessa farmacia dove prima di rubare 800 euro aveva chiuso le dipendenti dentro uno sgabuzzino. Ha messo a segno inoltre un colpo in un supermercato in via Tito Speri, sempre nella città della fortuna e più consistente in questo caso il bottino di 2.500 euro. Montanaro era stato rimesso in libertà solo lo scorso mese di marzo dopo aver scontato 6 anni di carcere per altre rapine compiute in farmacie nella città di Pesaro e dintorni. Sì, c'è tutta l'attività ora investigativa che viene svolta e stiamo verificando tutte le situazioni che si sono svolte nel nostro territorio e anche eventualmente fuori dalla nostra provincia. Nei giorni scorsi un ispettore del commissariato di polizia di Fano, libero dal servizio, ha notato il malvivente mentre si aggirava con atteggiamenti sospetti. Segnalato il fatto alla volante, immediatamente giunto sul posto a controllare l'uomo. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato addosso un cacciavite, un berretto con visiera ed uno scaldacollo, l'attrezzatura necessaria per mettere a segno ancora un'altra rapina. Indossava anche un abbigliamento pesante, quindi fuori luogo visto il periodo. Sì, lo faceva per nascondere armi improprie, soprattutto coltelli o cacciaviti come nell'ultima occasione. Questo non è passato inosservato appunto a uno dei nostri agenti che l'ha visto, ha subito avvisato la pattuglia della volante. Quando invece il 1° giugno scorso aveva preso di mira il supermercato Euro Sole Crai durante la fuga a bordo di un'auto rubata a Rimini, aveva causato uno scontro frontale all'imboccatura dell'autostrada, procurando lesioni gravi alla conducente dell'altro veicolo. La donna, trasportata al pronto soccorso, ne è uscita con 30 giorni di prognosi. Poi ha fuggito, nonostante fosse anche lui ferito pesantemente, a seguito dell'incidente è fuggito a piedi dileguandosi per le zone limitrofe. Per il giorno di Ferragosto aumenterete i controlli? Ci sono controlli per la serata, per la nottata, ci sarà il nostro pattugliamento sulla città di Fano naturalmente.
E a causa di un malore un uomo è deceduto questa mattina nel tratto di spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare Bagni Miriam nel comune di Marotta di Mondolfo. Inutili tentativi di rianimazione cardiopolmonare da parte degli addetti al salvamento e del personale sanitario del 118 che alle 10 circa ne hanno dichiarato il decesso. Il malcapitato è un pensionato di 77 anni residente nella provincia di Milano ed in vacanza a Marotta con i propri familiari. Sul posto anche il personale dell'ufficio circondariale marittimo che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze del tragico evento. E altri due incidenti stradali sono accaduti nella giornata di oggi a Fano. Il primo intorno alle 12.15 ha coinvolto un'auto e uno scooter. Un uomo di 79 anni, residente a Fossombrone, stava percorrendo via Veneto a bordo di una Smart. Una volta arrivato allo stop per imboccare via Pisacane si è sporto per la scarsa visibilità. Ma proprio in quel momento, sempre su via Pisacane, stava sopraggiungendo un 62enne a bordo di uno scooter che, spaventato, ha frenato e ha perso il controllo del veicolo finendo sull'asfalto ma senza urtare l'automobile. L'uomo originario di Pesaro è stato trasportato al pronto soccorso. Stessa sorte per un 52enne di Cartoceto che mentre era a bordo di una Vespa in via Roma Fano è finito sull'asfalto quando una Ford Focus che lo precedeva, condotta da una donna fanese di 36 anni, ha rallentato per far attraversare un pedone nelle strisce situate all'altezza di via Fanella. Il 52enne è caduto a terra, è stato trasportato al pronto soccorso, ma anche le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Cambiamo decisamente argomento perché su quanto accaduto ieri sera fuori dallo stadio prima dell'amichevole Fano-Ancona è intervenuto il sindaco di Fano Massimo Seri che condanna l'episodio perché rappresenta, secondo il sindaco, quanto di più lontano possa esserci dall'idea di sport in cui questa amministrazione comunale, dice l'intera città di Fano, crede, sostiene e promuove. Oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza ai tifosi fanesi, il primo cittadino chiede che gli autori di questi scontri siano chiamati a rispondere in sede penale e civile per i danni arrecati alla città e agli operatori commerciali di via Metauro. La Protezione Civile regionale prevede per domani precipitazioni a prevalente carattere di rovescio a partire dalle ore pomeridiane. Nella giornata di domenica invece i fenomeni saranno più diffusi con possibili raffiche di vento. Ma in occasione di Ferragosto la Guardia Costiera aumenterà comunque i controlli in mare e ha anche diramato utili consigli. Sentite. La Guardia Costiera di Pesaro e gli uffici marittimi dipendenti di Fano, Gabice Mare e Marotta aumenteranno in questo fine settimana la presenza sul litorale, programmando una serie di uscite in mare con le proprie unità navali, motovedette, gommoni e moto d'acqua, sulle quali sarà imbarcato anche un infermiere e personale della Croce Rossa Italiana. Importanti sono alcuni consigli diramati per salvaguardare i bagnanti, ad esempio non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche, anche se sei un buon nuotatore, non sforzare il tuo fisico. Dopo una lunga esposizione al sole, entra in acqua gradualmente, lascia trascorrere almeno 3 ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la bagnazione e non allontanarti dalla spiaggia oltre 50 metri usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili. Infine, evita di tuffarti dagli scogli. Prima di uscire in mare con la barca, inoltre, si ricorda di aver carburante a sufficienza per andata e ritorno, di controllare le attrezzature di sicurezza, lo stato di carica delle batterie e il funzionamento del radiotelefono, ma anche di informarsi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come ad esempio le correnti marine, di non trasportare mai un numero di persone superiore a quello per cui l'imbarcazione è abilitata e anche di informare della partenza i familiari, gli amici o conoscenti, indicando anche l'ora prevista per il rientro in porto. E tanti sono i turisti che trascorreranno il giorno di Ferragosto a Fano, molti invece i fanesi che rimarranno in città. Quest'anno dove andrai in vacanza? A Malvena. Con la tua famiglia o con gli amichetti? Con la mia famiglia. Dove passerà il suo Ferragosto? Lo ha già deciso? A casa, sono qui a Pesaro. E mia suocera c'è una casa qui a Pesaro. Quindi si rimane qua in città. Sì, sì, sì.
prossimamente andrà in vacanza o quest'anno si rinuncia? Andremo più avanti. È già stata in vacanza quest'anno, l'ha prenotata? Sono in vacanza. Da dove viene? Brescia. Brescia. E rimarrà fino? A fine di agosto. Dove è stata qua a Fano? Ha partecipato a degli eventi? È andata non a visitare ancora. Monumenti? Ancora non ha avuto ancora, tempo? No. Bene, buone vacanze. Grazie, grazie. Per agosto il tempo non sarà bello, quindi non so, penso a casa. A casa. O al mare se il tempo lo permetterà, niente di particolare. Ecco, faremo... Sua figlia lei? Sì. Ecco, tu dove andrai? Con gli amici o rimarrai con la famiglia? Con la famiglia. Anche tu? Sì, sì. Invece le amiche, anche loro, tutti a casa sì, con mamma e papà? Sì. Al mare, sì, però come dice lei non si sa ancora non il tempo. Sa, ma anche se farà qualche goccia saremo sotto l'ombrellone. Oh, Ferragosto a casa oppure fuori? A casa. Come mai quest'anno? Perché abbiamo con noi la nonna anziana, quindi stiamo la a casa. La gente va a fare il Ferragosto e noi siamo a casa con giustamente la nonna. Con i parenti. Però andiamo al mare. Dove? Qua in zona? No, noi siamo di Pesaro, non siamo di qui. Oh, io rimango a Fano. Dove andrà? Rimarrà a casa? Andrà a fare una passeggiata al mare? Non lo so. Ancora devi decidere tutto. Sabato festeggerete anche voi il Ferragosto o sarete qui presenti e quindi ci sarà il mercato? Saremo qui a lavorare, sperando che c'è gente e che verranno, soprattutto che verranno. Prima al mercato, poi al mare, a fare il bagno, a fare qualsiasi cosa, a divertirsi. Buongiorno, posso chiedervi dove trascorrerete il Ferragosto quest'anno? A casa io. Quindi con i parenti? Al mare. Ah, ce l'ha già di fronte. Sì, sì. E voi invece andrete via da qua? No, no, già le ferie le abbiamo fatte al mare. Rimarrà qua a Fano? Andrai a fare il bagno al mare quindi? Sì. Adesso ci va, vero? Ci stai per andare? E poi che cosa fai in spiaggia? Fai anche le formine, i castelli? Sì. Sanno Ferragosto si andrà in vacanza? No. Niente? No. Non c'è più una lira. Ecco. Quindi neanche voi? No. Ecco, andrete al mare oppure una passeggiata nell'entroterra? Una scappatina al mare ci starà, tante qui. Ancora non lo sappiamo, penso a casa. Non andremo da nessuna parte. Ecco, rimarrete qua. E invece prossimamente avete pensato di andare in vacanza o comunque con i figli piccoli? È sempre difficile muoversi. No, in un futuro prossimo sì, quando cresceranno, saranno più grandi, ricominceremo a viaggiare perché ci piace molto. E passeremo il Ferragosto tra le Marche, che è sempre una splendida terra da farsi ospitare, e dopodiché proseguiremo verso l'Emilia e torneremo verso casa, verso il nord, verso Torino. Una vacanza di quanti giorni quest'anno? Un rapido break, il lavoro in questo momento impone altri ritmi, ma va bene così. Forse in campagna. Nelle vicinanze comunque? Sì, abbastanza vicino, sì. Prendo un po' di fresco, siamo di Fano, quindi il mare ormai l'abbiamo fatto tanto, quindi probabilmente in campagna. Tutti insieme? Non lo so, può darsi, non lo so. Comunque. E invece dove andrà? Siamo insieme. Insieme. A Ferragosto avete già deciso dove andrà? No, dopo il Ferragosto. Dopo, si partirà, dove? Sì, a Sorrento. Però, quanti giorni? Tre, quattro. Il minimo indispensabile, poi si torna a lavorare, ecco, per staccare un po'. Esatto. Bene. Sono appena arrivata in Italia, non ho la minima idea. Quindi, insomma, viene dall'estero, da dove? Lussemburgo. Quanto tempo rimarrà qua? Fino a settembre. Germania? Yes. Quindi siete soli, solo voi tre oppure c'è anche qualcun altro mamma, con voi? Con la mamma. Ecco, fino a quando rimarrete qua? Una settimana. Per la seconda volta siamo qui. Per la seconda volta? Sì, e che cosa vi è piaciuto di Fano? Vi ha spinto a tornare qua? Tutto. Tipo? Tipo il mare, tipo la città. L'accoglienza come l'avete trovata? Anche buona. Da quanto tempo venite qua a Fano? 12 anni, però io sono venuto per il carnevale, sono venuto per il Natale, e mi mancava la Fano dei Cesi, mi manca il carnevale, però è stato bello il carnevale che hanno fatto qua in piazza, tanto per ricordare i 1000 iscritti, vedi che so tutto, adesso voglio il premio. E torniamo a parlare dell'emergenza dragaggio perché a fine settembre prossimo potrebbero iniziare i lavori al porto di Fano. La giunta comunale infatti nella seduta di ieri, giovedì 13 agosto, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori urgenti di dragaggio del canale di ingresso principale ma anche di parte del bacino di evoluzione del porto. Il materiale dragato verrà poi trasportato al largo di Ancona.
E a Pesaro invece è stato revocato il divieto di bagnazione alla torrente Genica. Gli ultimi rilevamenti dell'ARPAM evidenziano infatti i valori conformi dei parametri campionati. E adesso parliamo del cambio di viabilità in via Tommaso Campanella a Fano. Nei giorni scorsi l'ufficio mobilità urbana, in accordo con ANAS, dopo diverse segnalazioni ha apportato delle modifiche all'uscita di Fano Sud della superstrada E78 in direzione Monte. Come potete notare da queste immagini, sono stati posizionati dei New Jersey in via del tutto sperimentale per obbligare gli automobilisti a svoltare a destra, indirizzandoli quindi verso la rotatoria. In questo modo i tecnici valuteranno se questa soluzione possa creare meno disagi al traffico, avuti spesso in passato, in particolare nella corsia di decelerazione. E parole sospese è invece il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì prossimo alla Corte Sant'Arcangelo di Fano. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana. Tutto parte da ciò che non diciamo e che avremmo voglia di dire. La poesia è un po' questo, ci permette di dire cose che sono al di fuori dal discorso comune e ti mette in rapporto con qualcosa di tuo che altrimenti non riusciresti a comunicare. Così Edoardo Frustaci, che con la regia di Marco Florio porterà in scena Parole sospese alla Corte Sant'Arcangelo a Fano. Lo spettacolo, in programma giovedì 20 agosto alle ore 21:15, vede anche la collaborazione di Vaganova Spazio Danza e dell'associazione giovanile Happy Days. Chi sono i veri protagonisti di questo spettacolo? Allora, i veri protagonisti di questo spettacolo sono la poesia innanzitutto, chiaramente, e poi sono i musicisti Guglielmo Zaffini al contrabbasso, che ci accompagna e trasforma la poesia in musica, in suono, in melodia, insieme a Giorgio Vampa con il suo sax. E poi sono Rachele Petrini, che oltre a curare le coreografie e a dare corpo, materia a queste poesie, è anche una grande danzatrice. Io credo che sia una delle più grandi danzatrici che abbiamo qui nel nostro territorio, insieme a Francesco Gattoni, anche lui un danzatore straordinario, molto espressivo, che dà corpo anche lui alla poesia attraverso le sue danze. Il costo del biglietto di 12 euro potrà essere acquistato da lunedì prossimo al botteghino del Teatro della Fortuna e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana. Perché parole sospese? Perché le parole, se uno non le coglie, restano sospese. Allora noi le facciamo... Vi mettiamo nelle condizioni di coglierle attraverso tutti i canali, visivo, auditivo, cinestesico. Quindi vi invitiamo a coglierle e prenderne l'essenza e farle vostre. Ognuno ascolta con la propria storia e noi andremo a toccare la storia di tutti. E con la sesta edizione della Notte Verde entra nel vivo il ricco calendario di eventi promosso dall'amministrazione comunale di Pergola. L'affascinante borgo di Montesecco ospita domenica 16 agosto la sesta edizione della Notte Verde, un evento ideato dalla Giunta Baldelli organizzato con il Comitato Locale dei Cittadini che fin dalla prima edizione ha riscosso un enorme successo di pubblico sia per la bellezza del luogo che per la qualità e varietà del programma. Dalle ore 19 fino a tardanotte infatti sarà prevista la ristorazione, l'animazione e tanto divertimento. La Notte Verde, una notte tutta dedicata alla l'animazione, il divertimento e la ristorazione nel più bel balcone alle pendici del mare, alle pendici del Catria sul mare Adriatico. Quindi un divertimento sotto le stelle sperando nel bel tempo. E ricco sarà anche il programma. Molto ricco il programma, dalla Piazza della Torre con il divertimento per i più giovani, quindi una discoteca sotto le stelle, animazioni con Zumba e altri balli del momento, ovviamente aperti al pubblico, per passare poi all'intrattenimento dei più grandi, da concerti di musica leggera al tradizionale ballo liscio, ma anche alla competizione tra due voci, un tenore che se la vedrà con una voce di musica leggera. E poi ovviamente tanto pesce,
quest'anno dell'Adriatico, perché è sempre più forte il rapporto tra la costa, soprattutto quella fanese, e il nostro entroterra. Ci sarà anche una passeggiata in mountain bike? Sì, stiamo aspettando tanti russi che si sono prenotati, statunitensi e ovviamente i classici europei che affollano le nostre terre, le nostre colline, olandesi e tedeschi, compresi gli amanti della mountain bike del nostro territorio, per la prima passeggiata in mountain bike della Notte Verde. Dalle 7:30 del mattino fino ad arrivare a sera, percorsi un po' più difficili e un po' più facili a seconda dell'allenamento di cui ogni ciclista sul quale può vantare o può contare. Visiteremo gli scorci più belli non solo di Montesecco e delle nostre colline, ma anche del centro storico di Pergola. Ad esempio, suggestivo saranno i 100 scalini che potranno essere percorsi in mountain bike dalla rocca di Pergola fino al centro storico. Veramente da non perdere. E adesso ci colleghiamo con Urbino, dove il corteo storico oggi pomeriggio ha dato il via alla 34esima edizione della Festa del Duca. Vedo già in postazione Davide Cecchini. Davide, a te la linea. Grazie per la linea, Simona. Come vedi, sono seduto qua in una seggiola veramente importante, perché questa sera ci sarà la rievocazione, qua siederà il Duca. Siamo in piazza Duca Federico, naturalmente questa è la Festa del Duca di Urbino, che è appena cominciata. Saranno 3 giorni di grande festa e ho qua a fianco a me una popolana un po' importante, perché lei è Beatrice Giannotti, che ha un po' organizzato l'evento. Ecco, Beatrice, andiamo a fare una bella passeggiata in questa piazza, perché insomma ci sono tante sorprese che abbiamo già visto e che soprattutto andremo a vedere insieme. Sì, tante attività che meritano, ricostruzioni storiche del 400, appunto, del periodo rinascimentale in cui Urbino ha visto il suo maggiore splendore. Ecco, soprattutto vedete che questo è il clima che si respira, perché giustamente nel Rinascimento c'erano i buffoni di corte e i giullari, e loro cosa fanno? Loro fanno incursione e disturbano la piazza, perché qua si rivive un po' come un grande museo all'aperto. Ecco Beatrice, andiamo. Vorrei specificare che non ci sono solamente dei mercati ricostruiti storicamente, tante attività che meritano perché studiate, fedelmente storiche. Ci sono anche tanti spettacoli come i Giullari del Diavolo, che ci hanno adesso fatto irruzione durante la diretta. Ci sono attività per tutti i gusti, per le famiglie, per i giovani. Diciamo che il mercato è una di quelle attività che si può ricollegare ad entrambe queste categorie. Ecco, io mi sono stupito, perché girando proprio per i vicoli di Urbino, allora già Urbino è proprio bella in sé, quindi continuiamo a fare questa bella passeggiata, perché ci stiamo avvicinando, io già li sto guardando, che sono proprio quasi una rivocazione vera, sono proprio degli armigeri che ci faranno vedere qualcosa, perché vedo già armi pronte, armature in atto, perché qua ragazzi si rivive veramente il Rinascimento. Assolutamente, sì, ci sono questi gruppi storici che sono nostri ospiti qui ad Urbino ormai da anni, che come potete vedere hanno costumi fedelmente riprodotti dal 400, che fanno dimostrazioni di armigeri, appunto, che fanno duelli. Ci sono tutti i lavori dell'epoca che potranno magari spiegarvi anche, se volete, in seguito. Ecco, io mi permetto di fare 2 domande, se è possibile. Allora, chi troviamo qua? Vedo un'armatura qua molto molto particolare, particolareggiata. Di chi si tratta? Allora, noi siamo la Compagnia dell'Istria, veniamo da San Marino e, come appunto rispettando anche l'epoca, cioè il 1463, patti di Forsombrone tra San Marino e Urbino, rappresentiamo dei mercenari comunque al soldo del Duca. Quindi, come possiamo vedere là, la bandiera, quella blu gialla con l'aquila nera del Duca, anche l'armatura stessa, che qua abbiamo il nostro capitano. Inquadriamo l'armatura, facciamo vedere anche da casa. Qua abbiamo appunto il capitano della Compagnia dell'Istice, che sta indossando appunto l'armatura, che è ripresa fedelissima appunto dell'armatura dell'epoca. Ecco, io ho sentito prima, se mi permettete, vado a fare incursione qua dietro, perché ho sentito delle voci particolari che richiamano una musica rinascimentale. Sofla con feson la guerre, chante ni buvon les amis buvon don, chante ni buvon, sofla con feson la guerre, chante ni buvon les amis buvon. E con questa melodia noi continuiamo questa passeggiata. Beatrice, vieni pure, ringraziamo la Compagnia dell'Istrice e naturalmente tutti i nostri telespettatori potranno venire qua in piazza del Duca, perché veramente qua si respira proprio un'aria incredibile. Qua vediamo ancora armi, perché qua rievocazione storica, soprattutto nei minimi particolari, perché Beatrice mi hanno tenuto a specificare che proprio sono vestiti proprio fatti ad hoc. Certamente, sono dei gruppi che con la passione per questo periodo storico si sono impegnati
abituati a riprodurre non solo i vestiti ma anche tutti gli accessori, le armi, le rievocazioni che fanno sono studiate nei minimi dettagli proprio perché è la passione che muove questi ragazzi che vengono come ospiti per questi 3 giorni alla festa del Duca. Un ricchissimo programma, soprattutto sì. Il gioco della ita. Certo, la punta di diamante della festa del Duca è la ita, che è questo gioco di destrezza e forza giocato ai tempi del Duca Federico nei periodi di non belligeranza. Era l'occasione per il popolo di sfidare la corte, diciamo la squadra della corte, e quindi questo gioco di potenza, proprio forza, perché si menano questi ragazzi, non è una finzione, tra il rugby e il rubabandiera, che sarà domenica sera all'Arena di Borgo Mercatale ed è riprodotto da carte proprio appartenuto a una famiglia qui di Urbino, 400esche. Ecco, qua ci siamo avvicinati in un mercato, potrebbe essere il mercato del tempo. 400, vediamo sì. Proprio insomma una rievocazione ad hoc. Io volevo fare 2 domande. Se era possibile, ecco qua, perché sì è vero, vediamo vegetazione, frutta, ma qua è un ambito un po' particolare perché nel Rinascimento c'erano tante spezie. Esatto, queste sono alcune di quelle che venivano più comunemente utilizzate nella cucina medievale e tra le più strane e particolari abbiamo queste che sono tutte varietà di pepe, da quelle che troviamo tuttora il pepe bianco e il pepe nero, pepe lungo, pepe garofanato e cubebe. Dopo altre, cannella, noce moscata e chiodi di garofano tuttora vengono utilizzate. Grazie. Allora, Beatrice, noi spostiamoci da questa parte, anzi possiamo vedere, perché allora è tutto in allestimento continuo qua. Gli appuntamenti naturalmente li possiamo trovare dove? Pagina Facebook, sito allora, internet, perché il programma è ricchissimo. Il programma è ricco, lo potete consultare sulla pagina Facebook Festa del Duca Urbino oppure sul sito www.urbinofestadelduca.it. E io direi, per chiudere qua, adesso finisce il telegiornale, prendete la macchina e venite qua a Urbino perché noi vi aspettiamo qua. Io e Beatrice, la mia popolana di fiducia. Muovetevi, vi aspettiamo per 3 giorni di festa. Vieni nello studio. Grazie mille a Davide Cecchini e ai suoi ospiti. Anche per il nostro telegiornale tutto, ma fra poco trasmetteremo uno speciale televisivo dedicato al Festival Rosciano Country, un evento che si tiene ovviamente nel quartiere di Rosciano a Fano e che si svolgerà fino a domenica 16 di agosto. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.